Una fiamma al giorno, energia del 14 di marzo. Scegliete la vostra variante, ametista, cristallo di rocca, calcedonio. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 14 di marzo per tutte le tre varianti. E qua un bel equilibrio interiore vi sta portando in una direzione ben precisa d'amore. Quindi attenzione che qua c'è qualcosa che andrete a consapevolizzare sul dover fare, ma non dover fare nel senso che è un dovere o è una scelta, è semplicemente il risultato concreto di un equilibrio sulle ferite che sta creando una realtà nuova e solida. Qua mi sta dicendo attenzione, continuate a mantenere questo equilibrio, perché questo equilibrio renderà solida la vostra nuova realtà concreta d'amore. Vediamo un po'. Eh sì, qua c'è l'anima che parla e vi sta dando il dono, il premio, diciamo, di tutto il lavoro fatto. Quindi, insomma, anche qui vediamo che il nostro lavoro è stato, sta per essere ricompensato. State uscendo da una fase di passaggio, quindi qua mi sta dicendo che il lavoro che avete fatto è stato molto intenso e sta per ricevere il premio. Qua mi sta dicendo continuate a mantenere questo equilibrio, non cedete, perché l'amore si sta per manifestare. State uscendo da questa prova di iniziazione, state uscendo diciamo dall'ultimo passaggio importante della vostra realtà, e quindi qua c'è qualcosa che si sta per manifestare di molto molto positivo in amore, che sarà concreto e solido. Mantenete il vostro equilibrio e lo switch, il passaggio ci sarà ed è molto molto vicino. Fate ancora un pochino di lavoro di consolidamento. E qua cristallo di rocca. Oh, qualcosa a cui pensiamo da tanto tempo e che magari sentiamo è un desiderio. Ecco, qua c'è un desiderio importante che si sta per realizzare. Magari subito è stato un po' così, diciamo, un po' preso magari alla leggera, ma poi avete capito che è proprio quello che desiderate ed è un qualcosa d'amore, che anche qui c'è un movimento, però mi sta dicendo che attenzione, ci saranno ancora delle difficoltà da superare, proprio perché il cambiamento che sta per avvenire è molto forte, molto potente, quindi ci saranno delle cose che emergono che dovete ancora andare a equilibrare, delle, diciamo, potrebbero essere ferite, contrasti. Guardate le cose con gli occhi dell'anima, perché la guarigione di tutto questo che ancora vi sta un po' mettendo in tensione avverrà, ci sarà la guarigione se avete appunto, diciamo, se vi prendete la responsabilità di essere presenti con questa presenza che va oltre ai vostri, diciamo alla manifestazione superficiale di quello che è, potrebbe essere una tensione. Andate alla base, andate a sentire il messaggio dell'anima, perché la guarigione è vicina. E qua mi sta dicendo attenzione che la materializzazione del vostro desiderio dipende da come andate a lavorare sulla vostra energia, perché sono specchi, la vostra energia si rispecchia nella realtà. Perciò se volete qualcosa d'amore, di bellissimo e concreto, soddisfacente, eccetera, andate a lavorare sulla vostra energia. Ancora un pochino. Calcedonio. Vediamo un po'. Qua l'anima sta dettando legge e guardate un po', mamma mia, questa è una cosa bellissima. Qui c'è maschile, femminile, poderosi nel pieno della loro energia, che hanno raggiunto il loro potere, diciamo energia maschile e femminile, hanno raggiunto l'equilibrio. Che spettacolo, vediamo un po'. Qua manifestano un nuovo inizio consapevole, qua c'è qualcosa di poderoso che si sta per manifestare, una relazione d'amore sacra, qua direi, in cui c'è proprio il maschile e il femminile nel pieno del loro potere, della loro polarità, l'energia della loro polarità finalmente è stata unita dall'equilibrio e quindi la manifestazione della loro unione è vicina. Qua c'è, guardate, sì, c'è tutto quello che potete dire riguardo alla protezione delle stelle, all'armonia. Siete dei veri e propri guerrieri luminosi, avete perseguito con grandissimo impegno ciò che sentivate essere reale nel vostro cuore e ora lo realizzate. Qua c'è la chiusura di un ciclo karmico, qua sono piena di brividi, il viaggio interiore è stato compiuto e l'unione è manifestata.